De Tristitia et Vitalitate di Isabetta e Tristano da Cortona. In nella città di Cortona, posta su un gran poggio e circondata di vigne e giardini di mandorle, in nelle quali vigne si raccoglievano buoni e preziosi vini bianchi e vermigli, nomati vini cortonesi, di che le donne ne prendiano molta consolazione, avvenne che una giovane e grande e grossa di suo corpo e t'assai bella, nomata Isabetta, nata di persona non molto ricca, ma di stato assai buono secondo Cortona, ed essendo il tempo della vendemmia, la ditta Isabetta ogni dì recava 3 o 4 canestre d'uva dalla vigna, non toccando le sue però, che erano all'ascesa del monte. Di che un nomato Tristano, vedendo Isabetta tornare con le canestre dell'uva, dicendo: «Costei torna sittosto», pensò non dover dalle sue vigne venir, ma d'altrui, che la uva regava. E avendone Tristano in nel poggio, pensò voler vedere donde Isabetta tale uva regava. E uscito di Cortona, andandosene alla vigna, vide venire Isabetta con la canestra in capo e entrar in una vigna accosta a quella di Tristano, andando a cercar dell'uva più bella. E poca in tal vigna ne colse, che saltò in quella di Tristano. E qui, ne trovandone assai, disse Tristano fra sé medesimo: «Se costei empie lo canestro della mia uva, io l'empirò la tana della mia terra». E stando in tal maniera, Isabetta ebbe piena la canestra d'uva. E quando volle partirsi, acconciandosi lo sottocaporo per voler la canestra mettersi in capo, Tristano, che tutto ha veduto e postosi in cuore alcun fatto, si mosse. E giunto dove Isabetta era, percossela dicendo: «Tu mi vai rubando e t'empi la tua canestra di uva, e t'io empirò la tua tana di terra». E gittolla in terra, standole tra le cosce, dicea: «E vien voglia di fartelo!» Isabetta sta cheta e nulla dice. Tristano dice: «Or mi vien voglia di fartelo!» Isabetta ferma, tenendo aperte le cosce. Tristano dice: «Per certo è, mi vien voglia di fartelo!» E pur non si muove. Isabetta cheta, senza alcuna resistenza fare. Tristano replica: «Se non che io non voglio, tu sei per giunta, io te il farei». Isabetta, udendo ciò che ha ditto, alzando le gambe nel petto a Tristano, di per si fatto modo che più di 10 braccia giù pel poggio lo fece cadere. Isabetta, rivoltasi la canestra, si mise in capo e a Cortona ingiorata, narrando ai vicini la valenza che Tristano aveva fatta e come con 2 calci l'aveva gittato giù per poggio e ne alzò sguardo. Lì vicini, ni consentendo, spregiando Tristano in tutte le parti dicendo: «Isabetta, tu porti l'onore sopra Tristano». Tristano, che ciò sente, più tempo sta che in Cortona non torna.